la Corte Costituzionale, poi addirittura arrivando alla quinta interruzione anticipata della legislatura. E questo ci duole dirlo, non l'ha fatto il PSI, ma l'ha fatto la DC con il pieno appoggio del Partito Comunista anche all'interno delle aule parlamentari. Noi questi referendum li abbiamo fatti con chi ci stava. Quello sul nucleare l'abbiamo fatto con uno schieramento che comprendeva i Verdi, forze ecologiste, ambientaliste ed altre, quelli sulla giustizia con il Partito Socialista, ma anche con il Partito Liberale, dobbiamo anche dirlo. Certo. Questo. E purtroppo il Partito Comunista, né sul nucleare, devo dire, all'epoca, cioè un anno fa, era favorevole a fare svolgere questo referendum e far votare i cittadini su questa scelta fondamentale, energetica prima ancora che ambientale, cioè di politica energetica, quando si dice che i radicali non si occupano di economia. Ricordatevi anche queste cose. Noi abbiamo chiesto che 100.000 miliardi nei prossimi anni spesi per l'energia, per l'approvvigionamento energetico di questo paese, siano spesi con tecnologie diverse, italiane e soprattutto nuove, perché oggi la Westinghouse e l'America, comunque la Westinghouse, la General Electric, eccetera, vendono le centrali nucleari ai paesi del terzo mondo, perché quelli del primo mondo ormai non le comprano più. Infine le riforme istituzionali. Ecco, la questione delle riforme istituzionali è il primo punto della campagna elettorale del Partito Radicale. Se noi vogliamo che le maggioranze che si sono espresse in questo paese in maniera civile, democratica, sui referendum, dal divorzio all'aborto, dal finanziamento pubblico dei partiti alle leggi di emergenza di questi ultimi anni, si possano tradurre anche in maggioranze politiche, allora a questo punto questo sistema non è, come vorrebbero dire, uno specchio del paese, non dà la possibilità di avere uno specchio del paese. A costo di perdere quel poco di averi, quel niente di averi che il Partito Radicale ha, perché non è da nessuna parte, né nelle municipalizzate, né nell'USL, non è nei consigli, non è in tutti questi, nella RAI, nel consiglio di amministrazione della RAI, non è in tutte queste cose, a costo di perdere quel poco avere personale, noi vorremmo, con una riforma istituzionale, l'elettore possa contare, quindi scegliere tra due o al massimo tre grandi schieramenti. E questo lo si fa realizzando una riforma elettorale in senso uninominale e realizzando quella unione delle forze laiche, socialiste, libertarie in questo paese, che invece la DC e il PC hanno voluto sempre, da 40 anni, bastonare e rendere impossibile, scippandosi tutto, compresa la salute, quindi attraverso l'USL, lottizzando l'USL, scippando la salute. Quindi, per concludere, perché abbiamo ancora pochi secondi, dirò il voto radicale è il voto, l'arma non violenta che i cittadini, anche di questa città, hanno per non dire sempre ladri, ladri di verità, ladri di salute a questi partiti, ma per fare qualche cosa perché dopo le elezioni non ci siano ancora più ladri di quelli che c'erano prima.